che vuoi fare con Florencia, ma stai attento, capito? La difenderò a costo della vita. D'accordo? Ah, il mio piccolo Franco, mi sembrava tua voce. Che bello, sì, sì, sei ciao. Tornata no, a casa. No, non torno a casa, voglio darti dei soldi per i ragazzi. Mi fido solo di te. I tuoi fratelli non ne hanno nessuno bisogno. Nessuno te lo ha chiesto, per cui fai silenzio. Abbi cura di Florencia, d'accordo? Pare che il piccolo Lord voglia prendere moglie. Che? Niente. Non voglio che tu pensi che io sia così imbranato. Il fatto è che mi sono infortunato giocando a calcio. È stato un brutto incidente. Poverino, che sfortuna. Sì. Oh, ma quello che mi dispiace è che non posso fare i tornei di tennis. Oh. Come i tornei? Gioco a tennis da professionista, sì, e spesso viaggio molto, vado e vengo. Ah, però, e bello. E talvolta vengo qui. Bello. Vuoi che ti insegni a giocare a tennis? Va bene, sì. Sì, ma ora devo andare perché ho un altro corso. È stato bene, un piacere. Bene, il piacere è mio, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Auguri, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ecco, grazie. Prendi questi, prendi. Valentina! Hello, non sapevo, Nicholas, che fossi qui. Ti dispiace se sto con un'altra? No, tranquillo, ma ti voglio presentare una persona. Eccolo, eccomi. Arriva. Ma non è il fratello del tuo migliore amico? Sì. Come stai, amico? Sebastian. Sebastian. Il ragazzo di Vale. Esatto, è il mio ragazzo. La mia mano! Non capisco come Valentina possa stare con uno tutto muscoli e niente cervello. Va bene, cervello, però basta adesso, ne hai parlato tutto niente il giorno, cervello, con la spalla finita. No, basta! Sei geloso, dillo. Ah, sì, ma sei geloso. Non farmi ridere. Lei è gelosa perché... Oh. Perché mi ha visto con l'istruttrice. Che donna. Accidenti. Non sai che donna. Non lo sai. E lo sai una cosa? L'unico che ha lavorato oggi sono io. Sì, guarda lì, eccone un altro. Scusatemi, che non lavora. Spostati. Ma con tutto il disordine che c'è, porti altre cose. Altre cose. Aspetta, non cominciare con la tua isterica mania dell'ordine, perché non sono dell'umore adatto. Che succede, Franco? Il conte ha detto che vuole sposare Florencia. Vuole sposare che? Florencia. Che? Cosa, Flor si sposa? Smettila, stupida cameriera! Smettila di dire sciocchezze, per favore! Sarò anche una stupida cameriera, signora Malamala. Ma lei è brutta così abbronzata. Vedi, quello che viene fuori è il colore della sua anima. Sta zitta! E riguardo a te, pulisciti le orecchie e ascolta meglio quello che dicono gli altri, per favore. Le mie orecchie sono pulite e funzionanti. Ho ascoltato benissimo quello che ha detto mio piccolo Franco, Florizienda. Va bene, Greta, ma io credo ci sia un errore, perché è impossibile quello che ma hai io detto. Ma io ho sentito... Greta, sicuramente è stato uno scherzo di cattivo gusto, ma solo uno scherzo. Ma certo, è stato uno scherzo, tutto qua, non è vero, per mamma. Favore, certo che sì, chi può credere che un conte così distinto sposi questa insulsa e sciocca cameriera? E la faccio pagare, chissà, melanzana bruciacchiata. Forse perché lei è in grado di stirare le camicie. Oh. Aspetta, Massimo, è che no, io... No, 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 non preoccuparti, col tempo imparerai. Parlando di matrimonio... E basta con questo matrimonio, stai delirando, hai la pressione alta, che cos'hai? Calmati, ho detto così a mio zio per tenerlo buono e non affrontare più la questione, certo, tutto qua. Certo, non capisco. Non lo capisco, non capisco. Non mi piace essere usata come una bugia per qualcuno. Ora vado da tuo zio a dirgli la verità e gli dirò che io non c'entro niente. Flor, io ti suggerisco di non farlo. Sarebbe peggio. Ah, peggio di così? Dimmi, non è peggio che tutti credano che tu stia per sposare questa sera? Sei una melanzana brutta, disgustosa e insopportabile. Basta ora, silenzio. Lorenzo, puoi portare le signore di là? Vorrei parlare con la signorina Fazzarino in privato. Certamente, signor conte. Forza, ragazze, venite con me e seguitemi. Lasciamoli soli, andiamo. Andiamo. Come si permette di darci degli... Ora ti dirò una cosa che spero non dimenticherai. Odio le bugie. Ah sì, davvero? A non lo sapevo, ma alcune pensa. Bugie, come quelle piccoline, quelle che si possono dire in favore dei ragazzi. Ascolta, beh, Flora, chiudiamo l'argomento, sei d'accordo? Se mi reggerai il gioco con lo zio, in cambio io ti darò una buona notizia. Una buona notizia, sì, per me? Ce l'ho qui, sentiamo. Guarda, guarda, sei pronta? Sentiamo. Ho dato il permesso a Roberta di restare qui. Oh! Non ci posso credere, pensa che l'ho già iscritti a scuola, grazie, quanto sono felice, grazie. Fermo, fermo. Aspetta, calmati, ho solo un po' di colla sulle mani, ma tutto qua. Ma che sono, conte? Allora, la mia buona azione merita che tu mi dia una mano con mio zio? Sì, però io vorrei chiederti un piccolo favore. Devi convincere i ragazzi a tornare a vivere qui e tu devi cercare di andare d'accordo con loro. Mi sembra difficile perché... Ah, ma se tu non aiuti me, io non credo di poter aiutare il signor conte, capisci? Va bene, d'accordo. Grazie. Spiegami meglio questa faccenda del matrimonio perché non la capisco. Ma chi l'ha sentita? Non ci sarà nessun matrimonio, secondo me lo ha detto perché è geloso o è disperato. No, ma non sono geloso, ma se le torce un capello lo uccido. Guarda qui,
Voi lo sapevate che i flash possono rovinare i quadri? Basta con questi quadri! O ci dai qualche spiegazione? Ma qualcuno sa se te lo vuole sposare. Qualcuno glielo ha chiesto, è innamorata, lo fa per i soldi. Non perché lo so, cosa? Non ho sei potuto sempre chiederglielo. Il solito. Perché non glielo hai chiesto? Ah sì? E aspetta. Tu allora che fai tutto il giorno? Ma perdetelo un momento! Non litigate! Dovete collaborare, siete fratelli oppure no? Come fratelli? Cos'è questa storia? Ecco i paramenti per la donna che è stata scelta per distinguerla dalle donne che non hanno questo privilegio. Cos'è giusto? Questo? Non contraddire Sua Maestà Floricienta. Molto bene, molto bene. Grazie. Zio, forse non c'è bisogno di fare tutto questo. Questo esemplare di femmina ti piace o non ti piace? Sì, sì, mi piace, però ha un carattere forte. Bene, bene, tu la devi addomesticare, è questo che devi fare, lo sai. Sì, sì, avete ragione. È l'onore di una donna è di servire il proprio uomo. Ah, e io non avrei alcun problema, no, no, per nessuno dei noi due. Non avremmo alcun problema per servire sia il nostro conte che il vostro. C'è qualcosa di diverso in lei, signora? No. Ci credo, sembra che si sia lavata col petrolio. Smettila! Vostra Maestà, descriveteci meglio quali siano gli obblighi delle donne, perché Delfine ed io siamo molto interessate, vi prego. La donna onorevole è contenta di servire un uomo, come dice l'inno del nostro paese. Donna, non guardare mai oltre l'ombelico del tuo uomo. Sarà lui a guardare l'orizzonte per te. Non azzardarti a chiedermi di pulirti le scarpe, perché altrimenti te ne pentirai. Silenzio! Ora cambiatevi per la danza del Buster Mongo. Questo ti costerà di più. Ora dovrai anche promettere di difenderci dalle streghe. Però... o così o niente. E va bene, va bene. Portate la sacra scimmia. Di la verità, siete fratelli o no? Come mi hai trovato? L'indirizzo era sulla tua scheda, ma non cambiare argomento. Va bene, va bene. Siamo fratelli. Non te l'ho detto, perché... francamente, Nico non voleva dirti che ha portato qui la sua famiglia. Esatto, gli ha fatto uno sconto e non voleva questo. Che tu lo sapessi. Nico è un po' sciocco, sai? No, non è uno sciocco, ma certo che può portare suo fratello. Sei simpatico. Come ti chiami? Nick. Volevo dire Martin, mi chiamo Martin. Martin. Il dottore, lo chiamiamo. Il dottore. Si canalizza tutta la famiglia. Tutti, per esempio, ho capito che non sei schizofrenica. Piacere, sì, Martin. Piacere, piacere. E vieni al club quando molte vuoi. Grazie, molte grazie, molte che grazie. Che succede? Perché sei venuta qui? Ti mancavo, eh? Ti mancavo, no, assolutamente no. Potresti dare una cosa a Nicholas, per favore? Sì, ma Nico non è ancora hai qui, hai ragione, però deve firmare questo. Beh, ci penso io. Glielo dai tu? Sì, sì, sì. Grazie. Ciao. Non puoi andare avanti così. Lo capisco, che pasticcio mi hai cacciato. Almeno di qualcosa, parla, parla. Grazie amici. Di niente, di niente. Spero che tu riesca a mantenere tutto quello che mi hai promesso. Altrimenti la pagherai. Lo sai come mi trasformo quando ci sono di mezzo i ragazzi? Che abbia inizio la danza della luna piena. Se dobbiamo ballare, facciamolo subito. Non vedo l'ora di togliermi questo vestito. Anch'io non sono contento di stare con una donna che non è del mio rango. E ora balla, per favore. Che simpatico che sei. Credo che ti ucciderò con le mie mani. Per questo dovrei anche portare in giro Thomas tutti i giorni. Sì, sì, sì. E forse non basterà. No, no, non puoi toccarmi. Deve essere il re a darti il permesso. Ora il momento è giunto. L'uomo abbraccia la donna. Come padrone, signore ed amante. Massimo, stai bene? Fermi. Dimmi qualcosa, mio principe. Tranquilla, tranquilla, amore mio. Amore mio. Mio principe. Io lo sapevo. Questo è amore. Amore per davvero. Cos'è stato? È una
una delle nostre solite scosse e non ti dà il diritto di chiamarmi amore, chiaro? Ti ho chiamato amore, sarà stato lo shock. Sì, per si forza. Sente bene. Sì, perfettamente, l'ho visto. Nipote mio, non sai quanto mi renda felice il fatto che tu sia così innamorato. Ma noi siamo...